Una mamma che ci ha raggiunto, prego, vieni qua con noi. Allora, che cosa è successo? Roberto, dove ci mettiamo qui? Che mi so... Allora, Marzia, tu sei venuta qui, ti sei appellata a chi l'ha visto perché sei una mamma disperata. Allora, tu hai una bambina che si chiama Martina. Allora, noi lo diciamo sempre ai nostri telespettatori perché non raccontiamo mai le bugie. Allora, i bambini scomparsi, la gran parte, la maggior parte dei bambini scomparsi, in realtà sono i bambini sottratti da uno dei due genitori, forse più del 90%, i bambini scomparsi in Italia. Quindi si sa dove stanno, ma l'ha rubati uno dei due genitori. È quello che è successo a Marzia. Allora, il papà di Martina se l'è presa e se l'è portata via, ma era affidata a te, giusto? Esatto, il padre biologico di Martina illegalmente l'ha portata in Tunisia perché Martina era stata affidata a me. Aveva anche un divieto d'espatrio, ma lui non ha rispettato i provvedimenti che il Tribunale dei Minori di Milano aveva dato e l'ha portata in Tunisia. Allora, tu Marzia sei andata in Tunisia e adesso stiamo vedendo la tua bellissima Martina. Tu sei andata in Tunisia con tuo papà, con il nonno di Martina. E che cosa è successo? Voi siete andati per riprenderla? Perché, no? Che è Sì, successo? nel dramma ancora più dramma, perché noi siamo andati solo per via diplomatica, in accordo con l'ambasciata e la Farnesina, solo per vedere le condizioni della mia bambina, perché Martina ha solo 2 anni, è sempre stata cresciuta da me, lui non si è mai preso cura di lei, quindi per Martina questo papà è un estraneo. Noi in accordo con un'avvocatessa tunisina che abbiamo preso, siamo andati in Tunisia proprio per vedere le condizioni salutari di Martina, perché c'è il papà che non ce la fa sentire né a me e né alle autorità locali. E lì che è successo però? Il padre di Martina ha portato con sé 20 uomini, faceva finta di collaborare, invece poi ci ha chiuso a me e mio padre in una macchina, ci ha minacciato di a me e mio padre in una macchina, ci ha minacciato di morte, ci ha obbligato a stare in quella macchina, mentre l'interprete che era con noi, un interprete tunisino, è stato brutalmente picchiato. Allora, è chiaro che Martina è una cittadina italiana, insomma, una cittadina italiana e quindi è per questo che Marzia si vuole rivolgere, credo, al ministro degli esteri, al governo, insomma, dice fate qualche cosa perché è una cittadina italiana che è stata in qualche modo rapita. Che cosa vuoi dire? Qual è il tuo appello? Tutta la mia famiglia, io, facciamo appello al ministro Frattini, perché è solo lui che può intervenire in questa cosa drammatica, perché appunto, ripeto, Martina non sappiamo ancora in che condizioni sia, quindi innanzitutto deve vedere assolutamente se sta bene, dov'è e con chi sta Martina, e poi comunque deve intervenire, perché io sono cittadina italiana, mia figlia anche, quindi prima di essere cittadina tunisina è cittadina italiana, io ho diritti sia come madre ma anche come E cittadina. poi questo, insomma, diciamolo, è un sequestro di persona e quindi quando c'è un sequestro di persona, in questo caso di minore, bisogna intervenire. Allora, io spero che sentiranno il tuo appello, che succederà qualche Lo cosa, spero Marzia. anch'io. Allora, se no, io ho promesso a Marzia, se vuoi riaccomodarti o andare, Grazie. decidi tu, se no ho promesso a Marzia che andremo noi, insomma, gli inviati di chi l'ha visto andranno con Marzia a cercare di capire come sta Martina.